Grazie Presidente, sono contento che finalmente il regolamento sia riuscito ad approdare in aula, in quanto appunto è in lavorazione da quasi un anno oramai. E diciamo che è un regolamento che, come suggerisce il titolo, istituirà una figura che a ben vedere nella realtà fattuale già esiste, l'ispettore ambientale Capitolino, ovvero dei privati cittadini che associatisi, quindi sotto forma di associazione, possono contribuire a presidiare il territorio. Infatti diciamo che nelle varie trattazioni che abbiamo avuto nelle varie commissioni sono sorti un po' di equivoci, qualcuno l'ha definito lo sceriffato o via dicendo, invece questo è, come lo definisco io, un patto civico tra amministrazione e cittadini volto a tutelare e a presidiare il territorio. Infatti, come si può leggere nella proposta stessa, i cittadini avranno un ruolo, mediante appunto l'istituzione di questa figura, di segnalare all'amministrazione, avere un canale privilegiato, se così si può dire, con l'amministrazione, per poter segnalare tutti gli illeciti diciamo, ambientali che vengono posti in essere sul territorio di Roma Capitale e a cui siamo abituati. Io vengo dal 15° municipio, un territorio di frontiera, se così si può dire, nel senso che confina con molti comuni circostanti che hanno il porta a porta, e molto spesso capita anche lo spostamento dei sacchi neri, come si suol dire, cioè l'abbandono di vari ingombrianti e il conferimento in un comune differente da quello di residenza dei rifiuti, ma anche a presidiare quelle che è il conferimento delle UND. Come detto, questa figura non avrà il potere né di accertare né di sanzionare, quindi non potranno apporre la pubblica fede su quello che vedono, su quello a cui assistono, tranne appunto nel caso in cui c'è il riconoscimento di polizia giudiziaria da parte del prefetto. In tal caso avranno anche il potere di accertare e quindi di apporre la pubblica fede sulle proprie dichiarazioni, ma non avranno il potere di sanzionare, in quanto la sanzione è sempre in capo al corpo di polizia locale, che spetterà, insomma, a cui spetterà poi l'irrogazione della sanzione. E quindi diciamo è un, come detto, un patto civico, rientra nella nostra filosofia, nella filosofia del 5 Stelle, in cui è il cittadino che interviene attivamente per contribuire appunto alla società civile. Un piccolo appunto, se posso, sul procedimento che ci ha portato qui, in quanto appunto sono molto contento della partecipazione di tutti i municipi. Infatti sono davvero pochi i municipi che, oltre ad aver dato parere favorevole, che è talvolta scontato meno, ma hanno contribuito alla stesura di questo regolamento in modo proattivo, presentando numerose osservazioni che sono state accolte per la quasi totalità, anche se non tutte verranno poi votate in quest'Aula, perché hanno ottenuto purtroppo o il parere contrario della Ragioneria o il parere contrario della Polizia Locale o il parere contrario del Dipartimento Ambiente. Pertanto tutte le osservazioni che sono state presentate, tutte le osservazioni da parte dei municipi che sono state presentate sono state accolte, non tutte verranno votate. Un piccolo appunto che non vuole essere polemico, ma che vuole in certo qual modo anzi fare i complimenti a una certa realtà. Io ovviamente abbiamo avuto il parere favorevole di tutti i municipi a trazione 5 Stelle, abbiamo avuto il parere negativo da parte del municipio terzo e ottavo a trazione PD, che a mio modo di vedere non hanno esaminato attentamente questo tipo di regolamento, e questo lo dico sulla base del fatto che invece a smentire questo parallelo c'è il municipio secondo, sempre a trazione PD, che invece lo ha letto e ha contribuito in modo proattivo alla stesura di questo regolamento, così come tutti i municipi a trazione 5 Stelle. E io ringrazio tutti i municipi indipendentemente dalla forza politica che appunto la governa. Li ringrazio sulla partecipazione. Un piccolo ringraziamento anche per il consigliere Tranchina e per il consigliere Di Palma, che mi hanno aiutato alla stesura di questo regolamento, e spero che appunto l'Aula possa apprezzare la bontà di questa proposta e possa votare favorevolmente all'unanimità a questa proposta. Grazie mille.